Oh, mi sa che ha guardato. Dolcetta, no! Ehi, Splee! Splee! Ti svegli? Ehi, ciao, noob! E la storma saluto Francesco Proso, Male Carlonia e Aci Tivoli. Se dovete essere salutati, dovete trovare questo pappagallino rosso in tutti i video e per scrivere qua sotto nei commenti il minuto esatto in cui l'avete trovato. E mi raccomando, raggiungiamo questo video almeno i 15.000 like. Ma sono già le 12, per quale motivo? Sei venuto a dormire da me, ancora non me l'hai detto. Ti spiego, praticamente ha avuto un battibecchio con Dolcetta. Lasciati sapere solamente questo, va bene? Oh, ok, però ti stavo svegliando perché dovevo fare la cacchetta, quindi sai com'è, potresti gentilmente... Sì, tranquillo, me ne vado, noob. Ah, mio Dio. Ehi, però che ci fai qua? Ehi, ciao, Sblizzard, ma principalmente tu che cavolo ci fai qua? Io ho avuto praticamente un battibecchio con Dolcetta e sono venuto a dormire qua. Ah, ok, ho capito. Comunque qua, noob, fa un tè veramente eccezionale. Ogni volta vengo a berlo di mattina. Sì, lo posso accendere, Sblizzard, è fatto con la terra. No, preferisco di no, noob. Vado a riflettere ancora su determinate cose. Poi magari passo per fare un salto, va bene? Ok, Sblee. Beh, te ne stai pentendo, Sblee. Te ne pentirai, voglio dire. Va bene, come dici tu, però. Ma non è comparso così, ma come ha fatto? Vabbè, comunque. Ciao, nonno. Ehi, ciao, figliolo, come stai? Sto bene, tu? Io sto alla grande perché adesso è il periodo dei salmoni, è la stagione dei salmoni e quindi questo fiume è pieno zeppo di salmoni. Ah, beh, vedo che appunto ne hai presi un bel po'. Sì, ne ho presi un bel po' perché effettivamente... Oh, sciavoletta, aspetti un attimo. Oh, che cosa accade? Ho visto Dolcetta che è uscita da casa. Ho avuto un battibecchio con lei. Oh, hai avuto un battibecchio con lei? Vabbè, mi ricordo quando ero giovane con te, ai miei tempi, che facevo tante cose sconce con le ragazzine. Cosa? Aspetta. Sì, vabbè, ma logicamente io ero piccolo. Ah, ok, va bene, ok. Quindi sì, hai capito. Vabbè, comunque è vero che ho finito. Credo che i salmoni siano pronti. E quindi adesso me ne vado. Oh, guarda chi c'è, Kinomi là sotto. Ah, sul serio? Sì, vai, vacci, vai a parlare con lei. Se hai qualche battibecchio, sicuramente la tua ex potrebbe darti una mano. O meglio, non lo so. Però io vado. Ciao, Sblizzard. Ciao, nonno. Grazie per la dritta. Kinomi ha detto. Ah, sì, è là. Sta pescando pure lei, effettivamente. Ciao, Kinomi. Oh, aspetta, ma chi cavolo... Oh, ciao, Sblizzard. Ciao, praticamente, cosa stai facendo? Oh, sai com'è? È la stagione dei salmoni e quindi ho pensato per quale motivo non prendere e non pescare pure io. Appunto ne ho preso qualcuno, però il nonno è sempre quello che ha più salmoni, come puoi ben capire. Beh, sì, in effetti posso ben capirlo. Beh, il nonno è il nonno, ha tante robe, nel senso, sa da quanto che pesca quel tizio. Beh, sì, davvero. Che cavolo. Vabbè, comunque, ho sentito la voce del nonno. Beh, sì, e comunque il nonno solitamente si sente la voce in giro. Non lo so neanche io come faccio, effettivamente. Però comunque, raccontami un po', Sblee, cosa vuoi? Non è che potresti farmi assaggiare uno dei tuoi salmoni che hai pescato, magari che è già cotto? Ah, sì, certo, un attimo solo che te li vado a prendere, va bene, Sblee? Un attimo solo, dovrei averceli proprio qua. Ok. Che bello questo tappeto. Beh sì, è un tappeto. Boh, non lo so, l'ho preso a caso. Comunque, tieni qua, Sblee. Oh, ti ringrazio tantissimo, Kinomi. Veramente ti ringrazio. Ah, prego, Sblee, non ti preoccupare. Comunque, vabbè, allora io vado, va bene, Kinomi? Sì, tranquillo. Comunque, secondo te dovrei farcela una piscina qua davanti? Beh sì, se c'è un bel blo spazio, sì, potresti farcela, perché no? Beh, in effetti sì, mi sa proprio che gliela farò questa una bella piscina qua. Non lo so, magari, essendo che non so dove andare io, stiamo un po' insieme perché tanto non so che fare, Kinomi. Ah, va bene, ok, è molto strano da parte tua, ma hai avuto qualche problema? Beh, qualcuno, giusto con Dolcetta, sai com'è. Ah, sì, con Dolcetta, la tua ragazza, cosa hai avuto? Semplicemente hai avuto un battibecchio e magari poi ti spiego meglio. Oh, beh, sì, va bene, comunque sto andando a casa di Noob perché praticamente mi devo far dare un'altra canna da pesca essendo che la mia si è rotta. Ah, ok, va bene, quindi conosci Noob? Certo che conosco Noob, che domande, Noob! Apri la porta, Noob! Oh, mio Dio, no, c'è chi non mi aiuta! Oh, Noob, che cosa fai? Aprimi la porta, per quale motivo? Che se accade qua? Oh no, Kinomi, ti prego non farmi del male. Ma di cosa stai parlando? Oh mio Dio, Noob è sempre così, sai com'è. Dai, Noob,
dammi la canna da pesca. Oh, ok, adesso te la do la canna da pesca, però non picchiarmi, ti prego. Non ti picchio mai io. Oh, non è vero, tu mi picchi sempre. Tieni quella canna da pesca, ti prego, vattene adesso. Noob, ma che cosa stai dicendo? Noob, ti picchia, Kinomi? Sì, Spree, mi picchia un sacco. Spree, non dalle, non dagli red, ti prego, andiamocene via. Noob, poi me lo dici, va bene? Ok. Dai, Spree, vieni da questa parte. Ora ti spiego un attimo come si pesca. Non avrei tanta voglia, sono un po' giù di morale, Kinomi. Sul serio? Allora, non lo so, che cosa ti va di fare? Non lo so. Beh, se vuoi possiamo andare a discutere. Io sono brava a dare buoni consigli. Perché magari, non lo so, una coppietta sta avendo un problema, una situazione, no, Spree? Allora va bene, eccomi qua. Va bene, allora entra pure. Prego, sediti pure qua. Ok. Spiegami tutto. Praticamente è accaduto che Dolcetta... non è in realtà Dolcetta, ma si chiama in un'altra maniera. Come si chiama in un'altra maniera? Come si chiama? Si chiama Violet. Davvero Violet? Ma che nome? Beh, insomma, praticamente io ci sono rimasto male perché per tutto questo tempo mi ha mentito. Si chiamava in un'altra maniera e in più aveva un altro look. Quindi tu praticamente ti sei innamorato di una che effettivamente, sì, hai capito bene, di una che effettivamente non è proprio Dolcetta. Ho capito, mi dispiace tanto, Spree. Insomma, che ci fosse un metodo per aiutarti. Beh, guarda, già parlando in questa maniera mi stai aiutando un sacco, Kinomi. Non posso fare altro che ringraziarti, però sai com'è, sono un po' deluso e afflitto riguardo a questa cosa. Vabbè, comunque... Ma vati già? Sì, vado che me ne vado, magari vado a casa e vado a parlare con Dolcetta. Aspetta un attimo, Spree. Che cosa, Kinomi, che accade? Kinomi! Mi sa che ha guardato. Dolcetta, no! Aspetta, Dolcetta, non è come credi! Dolcetta! Scusami tanto, Spree! Kinomi, cosa mi hai fatto fare? Dolcetta, vieni qua! Dolcetta! Oh, sciavoletta, se n'è scappata! No, Dolcetta, posso spiegarti! Dolcetta, ti prego, vieni qua! Non è come credi, Dolcetta! Non è come credi! Dolcetta, ti prego! No, apri la porta! Apri la porta, Dolcetta, ti prego, apri la porta! Dolcetta! Oh no, devo entrare da un'altra parte, credo che ci sarà una porta aperta da qualche parte, no? Magari il fuori, no? Solitamente la teniamo sempre aperta quella porta. Oh, sciavolette, no. Cavoli, sta finendo proprio nella maniera in cui non volevo che finisse. Ok, la porta è aperta. No, Dolcetta, apri la porta, ti prego! Dolcetta! No, ragazzi, no. Ha chiuso tutte le porte. Dove cavolo è? Non la vedo, voi la vedete? No, devo riuscire a salire magari sul di sopra, magari. Vediamo se riesco a salire sul balcone. Perché qua mi ricordo, ecco, che c'era un trampolino, perfetto. Ok, devo fare un bel salto. Mannaggia, mi sono fatto malissimo. Fortunatamente Kinomi mi ha dato dei salmoni che posso mangiarmi, che sono parecchio buoni in effetti. Ok, via, dai, devo riuscire a fare questo maledettissimo salto. Dai. Ok, ci sono riuscito. Cavolo, la finestra non si apre. Ok, devo entrarci allora da questa parte, sì. Ok. Magari la porta del balcone è aperta, magari quella. Magari. Oh, mannaggia. Dolcetta! Mannaggia, la porta è chiusa. Dolcetta, apri la porta, ti prego. Cosa? Se non te ne vai, chiamo la polizia. Ma cosa stai dicendo, Dolcetta? Ok, sì, me ne sto andando. Non ci posso credere. Oh, mannaggia, dove me ne scappo da qua? Ok, no, mannaggia, devo scapparmene perché davvero altrimenti questa qua chiama la polizia. Oh no, mi sono fatto vedere come la persona che non sono, Dolcetta. Non ci posso credere. No, i miei figli. No, ho perso tutto. Non mi fa più entrare in casa, Dolcetta. Ragazzi, come posso fare? Avete visto che non l'ho fatta apposta? È stata quella stupida di Kinomi. È stata Kinomi. Mannaggia Kinomi. Devo andare subito da lei. Devo darle a dire quello che cavolo ha combinato dopo quel cavolo di bacio. Che non ha avuto senso, ragazzi. Non ha avuto senso. Ho solamente parlato 3 secondi con lei e lei già che mi viene a baciare. Kinomi.
Oh, ciao Spree, scusami, non volevo veramente. Cosa, non volevi veramente? Ma tu hai capito quel cavolo che hai combinato? Sì, credo di aver capito. Ma per quale motivo mi hai baciato? Non lo so, non l'ho fatto, cioè è stato istintivo come cosa, Spree. Non saprei proprio come spiegartelo. Ma non ne sai come spiegartelo, hai rovinato praticamente la mia famiglia, lo sai? Spree, non dire così, mi fai piangere. Non me ne frega niente, tu devi piangere dopo quello che hai fatto, Kinomi. Spree... Oh, non ci posso credere, non ci posso credere. Devo andare da Noob, devo andare cavoli da Noob. Dov'è cavolo è andato? Spree! Eh? Ciao! Ma che cavolo ci fai nel fiume, Noob? No, lo stavo per prendere i salmoni. Ma a parte che io ne ho un po', quindi se vuoi te li do. Però, cavolo, ti serve una canna da pesca per prendere i salmoni. Sì, hai ragione. Comunque, Noob, mi sa che oggi dovrò dormire anche da te, lo sai. Anche questa notte? Sì, perché, anzi, mi sa che dovrò dormire da te per sempre, Noob. Cosa? Ma stai scherzando, Spree? Mi sa proprio di no, Noob, non sto scherzando. Va bene, tranquillo, allora sei benvenuto, va bene? Benvenuto. Ok, grazie, Noob, allora me ne vado subito a dormire. Ma tu c'è? Sì, perché ho sonno. E ho rovinato tutto. Ho rovinato tutto. Come cavolo devo fare adesso di conquistare Dolcetto e farle capire che effettivamente non è per comando. Non è vero che... Oh mio Dio, ho rovinato tutto.